Cari amici di VBTV, sabato sera 19 dicembre, stasera non facciamo il radio zapping perché abbiamo promesso lo faremo domani. Sarebbe stato anche magari molto ghiotto fare un po' di radio zapping, ma siccome come partita serale c'è poco, c'è Bologna-Empoli, essendoci domani comunque Atalanta-Napoli, abbiamo deciso di farlo domani il radio zapping. Comunque, in questa puntata speciale, non so come definirle, forse le mie riflessioni. Facciamo uno speciale. Parliamo per stavolta di musica. Proprio un commento rapido sul Festival di Sanremo. No, perché dicono, ma fanno ancora Sanremo? Sì, dovrebbe esserci a febbraio. Non so se è preciso le date, dal 9 al 13, pare di aver letto. Comunque, qui la lista. Quanti sono? 20 artisti o 3, 6, 9, 12, 15, esatto, sono 20. Allora, l'ho scritto con una penna in cui si vede pochino, questa, me l'ha data anche il comune, un regalo del comune, scrive pochino. Comunque qualcosa sono riuscito a copiare. Allora, innanzitutto vedo qua ci sono dei nomi. Perché non è più Sanremo di una volta in cui cioè, partecipavano i migliori, oggi decidono le major, le case discografiche, oggi decidono loro chi mandare. Ad esempio, ci sono i Dear Jack, che sono una creazione di RTL, del boss di RTL. Tanto è vero che quest'anno ci sono i Dear Jack e ci sono Alessio Bernabei, che guarda un po', è il cantante dei Dear Jack, che si è separato dai Dear Jack. Però è andato casualmente, né? Casualmente proprio a Sanremo e ci andrà insieme con i Dear Jack. Come dico, che merito hai alla fine per andare a Sanremo come big quando la gente manco conosce quasi chi siano i Dear Jack? Cioè, vabbè. Infatti, a me quando mi si è presentato Alessio Bernabei, che cavolo, è questo Alessio Bernabei? Poi, ah, è il cantante, l'ex cantante dei Dear Jack. Allora, cosa serve mandare Dear Jack anche Bernabei a Sanremo? Bah, me lo chiederò sempre. E poi, beh, ci sono anche soliti nomi, gente che ha fatto da giudice i talent, messa lì apposta, tipo Elio, tipo, chi ci sei qua? Vabbè, Noemi, ormai un habitué da Sanremo. Morgan, che torna con i Blu Vertigo, ci manca solo Mika. Poi, vabbè, c'è Dolce Nera, che se non sbaglio ha fatto anche lei la giudice. La farà credo a The Voice. Quindi tutta gente messa lì così, ecco. Gente, cioè, io mi chiedo, per che motivo ci sarà alla fine? Poi vabbè, c'è i soliti nomi, Annalisa, che comunque mi chiedo, Annalisa, da anni canta, ma Lorenzo Fragola, leggo, i Dear Jack. Vabbè, Lorenzo Fragola, Rocco Hunt, che vinse, cioè, gente che, Clementino, rapper che vinse Amici, se non sbaglio, cioè, gente tutta conosciutissima, no? Che può andare tra i big. E poi questo è Alessio, ah, beh, già detto quello lì. Ho letto ancora Arisa, dimenticavo che c'è pure lei tra i giudici, cioè Arisa. Tutti gli anni dobbiamo vederci Arisa a Sanremo, eppure leggo proprio Arisa, esatto. Anche l'anno prossimo avremo Arisa a Sanremo. Tutta gente, pensate un po', che viene dai talent, che ha fatto dei giudici ai talent. Poi vabbè, c'è anche qualche nome nuovo, ritorno di qualche ex cantante come Valerio Scanu, che vinse nel 2010, poi è sparito di vista. Fatto l'imitatore, è stato più un uomo da show più che da. Poi lei alcuni Highlander come Enrico Ruggeri, come Patti Bravo, gli Stadio addirittura ci saranno. Wow! Irene Fornaciari, l'eterna raccomandata figlia di Zucchero, che a forza di raccomandarla non farà più carriera neanche lei. Poi vabbè, chi trovo? Ah! Due giovani che vengono ancora dai talent, cioè Francesca Michelin, che ha una bella voce, spero che almeno porti una bella canzone, Davide
Deborah Jurato, altra stellina che viene da amici, insieme con Giovanni Caccamo, che vinse una edizione dei giovani, se non sbaglio. Poi vabbè, dovrei averli letti tutti, ci sta. C'è Neffa, leggo anche Neffa. Poi beh, siamo qui. Neffa, che secondo me, forse uno dei pochi cantanti, bene o male, di successo, Neffa. Sigarette la mattina. Vabbè. Curioso vedere Neffa. Se porterà una canzone un po' o se porterà una canzone tipo swing, perché lui svaria. Bah, non lo so, io non lo vedo come sto grande. Bah, per me. Alla fine girerà. Certo, se poi facciamo vincere ancora uno che capita, vabbè, non c'è il volo, ma. Però che ne so, magari farlo vincere gli stadio non sarebbe male. Pure una vittoria alla Vecchioni, tipo far vincere Patti Bravo. O se no far vincere Noemi, visto che ha partecipato tante volte e non ha mai vinto, magari che sia la volta buona che fa vincere Noemi quest'anno. Magari quel giorno che dirà riprenderò questa registrazione. Prevedete in tale data 19 dicembre la vittoria di Noemi? Ah, gli zero assoluto leggo anche. Li ho saltati. Zero assoluti, Maffucci De Gasperi. Uno degli zero assoluti è figlio di un produttore della RAI, quindi siamo sempre tutti in magna nel giro alla fine. Ma no, speriamo che non vinca gente tipo Clementino, però mi piacerebbe magari vedere gli zero assoluti che pezzi che fanno, perché loro cantano un tipo stile sussurrato, la vendina, chissà magari. Bah, oppure che tocca a Rocco Hunter, un giorno buono. Cioè, ragazzi, che gente, cioè, ci siamo ridotti a così, a parte Ruggeri, Patti Bravo, che sono Highlander. Però Ruggeri che torna a Sanremo non è male, eh. Però sarebbe bello che andassero anche Biagio Antonacci, Vasco, la Pausini, Ligabue, sarebbe mica male. Quello sì che sarebbe un Sanremo. E magari evitare che le canzoni siano inedite. Togliamo anche la storia delle canzoni inedite, tanto chi se ne frega. Alla fine facciamole ascoltare, che magari a essere già lanciate dalle radio, magari avrebbero anche più successo, chi lo sa. Perché alla fine una canzone Sanremo, una canzone sanremese, ne restano 4-5 nel mucchio che durano per un po', per qualche mesetto, poi le altre spariscono tutte. Vabbè, il nostro riassuntino mi andava così di fare una, di raccontare due robe su Sanremo, tanto per vedere com'è, perché Sanremo è Sanremo, dicevo in un vecchio spot, io ci credo poco, però bah. Non è più Sanremo di una volta, adesso comanda qualcos'altro, comanda la casa discografica, comanda tutto. Vabbè, direi che questo specialino stasera finisce, i nostri prossimi appuntamenti live per quanto riguarda le riflessioni saranno: domani c'è il radio zapping, lunedì le riflessioni di calcio, questa serata di questo sabato prenatalizio, che non mi resta altro che darvi una buona serata, a risentirci e continuate a seguire VBTV. Ciao!